Buongiorno a tutti, siamo qui con Arthur Porcaro, una partita pazzesca, decisa anche dagli episodi. Uno di questi episodi l'hai deciso proprio tu con il gol. Pareggio che arriva con la tua rete, cosa ne pensi di questa partita e del fatto che con questo pareggio siete andati sotto l'asti? C'è grande rammarico perché avessimo vinto, l'avessimo gestita meglio, secondo me, saremmo andati a meno uno dal Canelli e sarebbe stato un risultato pazzesco per come siamo partiti inizio anno, che tutti ci davano per morti e sarebbe stato un risultato pazzesco. Siamo riusciti a pareggiarla, meglio un punto che zero. E io credo nei miei compagni, credo che possiamo far bene. Ora, testa bassa e continuare a pedalare così come stiamo facendo, che secondo me potremmo toglierci delle buone soddisfazioni. Sono 3-4 partite, comunque vi vedo molto in forma, una squadra diciamo cattiva nel buon senso della parola. Certo. Forse mancava un po' Vallati quest'oggi, come hai visto questa. Sicuramente il cap Manu davanti alla difesa ci fa girare, ci fa giocare, ci gestisce tutti. Gestisce anche me personalmente, che sono un ragazzo abbastanza fumantino che mi si chiude la brocca spesso e volentieri, e sicuramente lui ci è mancato, ma anche Simo ci è mancato con la sua fisicità, ma devo fare dei grandissimi complimenti a Federico Agu e a Marco Laneve, che oggi comunque Fede era un po' che non giocava, Marco oggi era la prima partita che faceva e secondo me hanno fatto molto molto bene. Sicuramente poi il cap ci è mancato. Con lui, diciamo, giochiamo molto 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 meglio, però siamo riusciti a pareggiarlo, non abbiamo fatto male, ovvio, espulsioni non espulsioni, loro li hanno di nuovo espulsi tre come l'andata, a noi la Mantia ha fatto una sciocchezza, però va bene così, dai, meglio un punto che zero, ripeto. Esatto, ovviamente complimenti alla squadra per la partita. Come vedi però queste espulsioni, questi episodi che hanno forse un po' deciso in negativo la partita di una e dell'altra squadra? Sicuramente loro gliela decisa molto 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 in modo negativo, perché sai, comunque giocare in 6, in 7, in 7 quanti hanno giocato, In 8. in 8 non è facile, non è facile. Poi soprattutto, ripeto, come hai detto tu prima, è un periodo in cui noi davvero stiamo andando ai 3.000 all'ora e non era facile. Sono stati bravi anche loro in 3 in meno a portare a casa un punto. E sicuramente anche a noi l'espulsione di Lamantia ci ha un po' penalizzato, ma non tanto quanto per l'uomo in meno, ma per la testa. Lui si è fatto sbattere fuori, noi siamo andati un po' così, poi comunque fortuna vuole che siamo riusciti a pareggiarla e dai, va bene così. Ti ringrazio Grazie tantissimo, mille. noi ci vediamo alla prossima, Allora. grazie, ciao ciao.